È un fatto importante, ancorché comunemente noto, che le apparenze molto spesso ingannano. Per esempio, sul pianeta Terra, l'uomo ha sempre pensato di essere la specie più intelligente del pianeta, quando invece era la terza. Secondi in ordine di intelligenza, i delfini, i quali, a quanto singolarmente, erano a conoscenza da tempo dell'imminente distruzione del pianeta Terra. Avevano tentato più volte di avvertire l'umanità del pericolo, ma i loro segnali venivano spesso interpretati come simpatici tentativi di colpire il pallone o fischi per ottenere succulenti bocconcini. Così, alla fine, decisero di lasciare la Terra con i loro mezzi. L'ultimo messaggio in assoluto venne interpretato come un incredibilmente sofisticato tentativo di doppio salto mortale rovesciato nel cerchio, fischiando l'inno americano. Ma in realtà il messaggio era questo: addio e grazie per tutto il pesce. Ed è così che inizia il film tratto dalla Guida Galattica per Autostoppisti, prima che i delfini abbandonino la Terra per andare a stabilirsi in un porto sicuro. Dove? Non lo so, probabilmente sulla Luna, accanto a Sailor Moon, Carlo Conti ed altre creature fantastiche. Il termine delfino deriva da questa buffa parola greca che significa utero. Perché il delfino, anche se sembra un pesce, è un mammifero, come me, probabilmente anche come te. Il che significa che non si riproduce in quella maniera noiosa come gli altri pesci, dove nella maggior parte dei casi ci sta la femmina che rilascia le uova, il maschio passa, viene sulle uova e buh, tanti pesci. Zero divertimento. E poi la mamma se li mangia ogni tanto, che c'ha fame. Ecco, no, il delfino no. Il delfino fa l'amore. E quindi per loro arriva la cicogna. E visto che siamo sott'acqua, la cicogna muore annegata. Ed il bebè va sotto il cavolo acquatico, che lo catapulta nell'utero della madre. Oh, è proprio così che funziona, è tutto vero. Anche il narvalo viene occasionalmente chiamato delfino, probabilmente da gente con seri problemi di tossicodipendenza. Eh sì, che in effetti anche questo è un delfino. Anche questo è un delfino. Ma anche io sono un delfino. Non siamo tutti delfini in fondo. I'm a dolphin. Comunque che è sbadato, non mi sono presentato. Ciao, il mio nome è Barbascura. EX! E questo è Scienza Brutta, il format di divulgazione male più family friendly del mondo. E oggi, come avrete intuito, parleremo di delfini. E questa invece è Lucia. Lucia, come molti bambini, ama i delfini. Guarda, i delfini sono carini, sono belli. Ed è per questo che oggi risponderemo ad importanti domande. Domande che ci siamo posti tutti almeno una volta nella vita. Come ad esempio: ma i delfini si drogano? E quello è il pene di un delfino? Ma che davvero? E i delfini sono davvero tutti dei fottuti pervertiti? Ma i delfini hanno fatto davvero sesso con gli umani? Ecco, la risposta alle precedenti domande è sì, sì, sì e sì! E adesso mi aspetto che la vostra faccia sia tipo questa. Signor Barbascura, ma quindi i delfini si drogano? Eh certo, non ho capito, ti puoi drogare tu con quella faccia là e non si possono drogare loro! Ecco, partiamo dal presupposto che i delfini sono davvero intelligenti. Sono più intelligenti di un cane. Sicuramente più intelligenti di questo cane. Ma probabilmente più intelligenti anche della persona che ti è seduta al momento accanto. Forse anche più intelligenti di te. Dimostrano curiosità, inclinazione allo scherzo, empatia, addirittura gelosia. Quando vanno in bagno passano pure la tavoletta. E nella carbonara ci mettono il guanciale. In moltissimi casi hanno salvato uomini dispersi in mare. E non gli hanno manco chiesto i documenti. E soprattutto sono una delle poche specie ad aver superato il test dello specchio. Ovvero si riconoscono. E insomma sono consapevoli di se stessi. A differenza di altri che diciamo non sono consapevoli di una ciola. Guarda questo come si incazza. Compare, quella faccia da culo sei tu. Fattene una ragione. Ad un delfino ad esempio disegnarono addosso una X col pennarello. E lui subito corse allo specchio a guardare che cacchio gli avessero fatto questi stronzi. Questo è un livello di consapevolezza notevole, ragazzi. Comunque, mio caro amico delfino, sappi che la X spacca. Ed ovviamente davanti allo specchio loro facevano boccacce, tiravano fuori la lingua, ridevano, si guardavano, come dei bambini. Dei bambini grigiognoli, pelati e con il muso allungato e la paresi facciale. E tutto questo senza considerare il loro linguaggio complesso, basato sui movimenti e sugli ultrasuoni. Ecco, noi oggi, grazie ai potenti mezzi della scienza pirata, siamo anche in grado di mostrarvi cosa i delfini effettivamente si dicano. Ed è probabilmente per sottrarsi a conversazioni del genere che i delfini a un certo punto hanno iniziato a fare uso, in modo ricreativo,
della droga. È stato documentato per la prima volta dalla BBC usando delle telecamere telecomandate camuffate da tonni e tartarughe, che fa già ridere così, per seguire i comportamenti naturali dei tursiopi, un tipo abbastanza comune di delfino. E questo è ciò che hanno visto. Cazzo di fattonio. Pure le occhiaie c'ha. I delfini si sballano di pesce palla. Ebbene sì, se lo passano come una canna a giro. Si fanno due sniffate e poi lo passano a quello accanto. Questo pesce palla, infatti, quando infastidito si gonfia d'acqua e nel frattempo rilascia una quantità modesta di tetrodotossina. Un veleno potente che però, se assunto in dosi limitate, causa un effetto narcolettico. Quindi i delfini si aspirano l'acqua con la tossina. Ogni tanto prendono di nuovo il pesce palla, così lo smuovono un poco, così lasciano altro poco di tossina, lo passano a quello accanto e sto giro può andare avanti pure per mezz'ora. E allora la roba prende benissimo. Dopo l'assunzione se ne restano lì rincoglioniti a pancia in su, si lasciano galleggiare, alcuni si affissano con i loro riflessi sulla superficie del mare a pel d'acqua, così si muovono lentamente, tipo ipnotizzati. Sembra che non riescano nemmeno a controllare i propri movimenti. Se potessero ordinare da sport un bel kebab. E mentre loro si passano lo spinello, ci sta sto povero stronzo là incazzato a lamentarsi delle nuove generazioni di cetacei che non hanno più rispetto per i pesci sferici. Lo zoologo Rob Pilley ha dichiarato: abbiamo visto i delfini trattare i pesci palla con i guanti, molto delicatamente, come se avessero paura di spaventarlo troppo o di ucciderlo. Wow, che storia, fratello. Ora capiamoci, questo non è detto che sia un atteggiamento diffuso per tutti i delfini. Sicuramente questo fa parte della cultura di quella specie, di quella zona. Ora dovete capire che ogni delfino è un individuo distinto, con degli atteggiamenti peculiari, come vale per me, per te, per Gino, per Maria Dolores. Eh? Spesso fanno parte di una cultura regionale, il che non significa che alcuni parlano sardo e altri... Dove è andata la luce? Ognuno di loro ha un tipo, un livello culturale diverso, ad esempio per quanto riguarda la caccia o i rapporti interpersonali o se ti piace la troca o no. Possono essere tutti comportamenti tipici di singole popolazioni. E comunque non sono gli unici animali a fare uso di sostanze stupefacenti, Tipo ci stanno quelle tossiche delle capre che perdono i denti a furia di raschiare le rocce con i licheni psicoattivi. Le scimmie invece si mettono in bocca un millepiedi ed ottengono un effetto esilarante tipo Popper. Vedi com'è stacco questo. O gli elefanti, ad esempio, che si ubriacano con le bacche fermentate contenenti alcol e poi fanno così. Che fantastica la natura. Quindi sì, non sappiamo se tutti, ma sicuramente delle popolazioni di delfini si trocano. E adesso rispondiamo alla seconda domanda, ovvero: ma quello è davvero il pennacchio di un delfino? Ebbene sì, e giustamente fa schifo. Il pene del delfino è fibroelastico e può emergere molto rapidamente. Quando il pene è all'interno forma una sorta di spirale e quando si arrapa schizza fuori così. Come una catapulta! Oh, non so voi, ma se fossi un delfino sarei tipo super fiero. Ci è voluto parecchio, ma alla fine gli scienziati hanno capito come funziona tutto l'ambaradan. Come funziona il pene e la vagina dei delfini. Perché per poter fare all'amore c'è bisogno che durante la trapanazione non entri acqua, altrimenti va nell'utero, è un bordello, un casino, capito? E quindi la vagina è tutta una cosa complicatissima, tridimensionale, piena di pieghe, sacche, vicoli ciechi, quindi capire, tutto un bordello, quindi il delfino deve entrare tutto storto, deve prendere l'angolo giusto, deve cercare di, altrimenti, capito, ma non entra lui, non entra manco lo sperma, un casino. Sto sudando solo a pensarci. In questa figura li vedete bene. Quello rosso è il batacchio e quel bordello tutto così è la vagina. Ci entra a malapena il poveraccio. Deve beccare l'angolo giusto. Serve un allineamento cosmico proprio. Volete sapere come hanno avuto questa immagine? Ebbene, hanno preso il pene di un delfino spiaggiato, poi lo hanno gonfiato e lo hanno adagiato là dentro. Questo ed altro per la scienza. E tu dirai giustamente: ma come fai a indurire il pene di un delfino morto? Ebbene, se hai la signorina giusta, magari. Purtroppo l'atto, l'amore, dura pochissimo in effetti. Solo qualche attimo. È probabile che, data la posizione difficile che questi devono avere, e soprattutto che questi devono raggiungere la superficie per respirare a un certo punto, altrimenti crepano, la selezione naturale abbia favorito i maschi delfino in grado di emettere sperma molto rapidamente. Come una catapulta! Sì, insomma, eiaculazione precoce.
sicuramente un enorme vantaggio per la natura. Ma la paranoia per la povera delfina me la lascia là tutta stressata, incazzata, sta povera Cretina. Per farvi capire quanto siano veloci, possiamo vedere questo signore che di professione sgrilletta i delfini. Loro lo sanno e quando vengono chiamati subito panza all'aria e dondolo di fuori. Vabbè, ma vediamo come funziona. Ma già fatto? Ma che imbarazzo! Ma che vergogna! In compenso sappiate che possono eiaculare anche 12 volte in 30 minuti! Oh, se ne sommate sono quasi 12 secondi di sesso in 30 minuti! Di lusso! E comunque, che fai nella vita? Ma faccio le pugnette delfini! Porca puttana! Pensa che lavorare con i delfini fa pure più schifo che lavorare con i panda! Per gli esseri umani la storia è completamente diversa! Insomma, o duri o te ne vai a casa! Se duri parecchio ci sono molte possibilità che tu ricevi un secondo appuntamento! E meno male, che altrimenti con i miei 157 minuti e 37 secondi di media sarebbe solo un problema. E dato che stiamo parlando dell'amore, rispondiamo alla terza domanda. Ovvero, ma è vero che i delfini sono tutti pervertiti? Sì! O meglio, ni. Dipende. Cioè, fanno delle cose assurde di cui vi parlerò a breve, però la storia è un po' più complicata di così. Mi tocca pure fare lo scienziato serio, mi tocca fare debunking, ma incredibile. Navigando per il web spuntano un tripudio di articoli, in cui viene sottolineato quanto queste creature siano perverse, quanto siano delle stupre seriali, che uccidono per sfogare la frustrazione sessuale, del loro sesso gay, e soprattutto di moltissimi fantomatici casi in cui hanno cercato di violare i sub. Ma il sole ha dato via di nuovo. Okay. Ho trovato un articolo che riportava la cifra di una media di 15 violenze da parte di delfini su sub ogni anno. Ma che cazzo dico? Per Bob, sta storia è diventata una moda. Fanno a gara a chi la spara più grossa. Known for having non-consensual sex in large violent gay. Vero, ma che cazzo dico? Qua non siamo mica dei ragazzini che si documentano su Wikipedia, che copia e incollano le informazioni così che trovano. Qua siamo degli scienziati seri, più o meno. Forse anche pazzi, ma le ricerche le facciamo sul serio. Tipo, ho trovato su Wikipedia questa frase: il cervello del delfino è largo e possiede una corteccia molto complessa, paragonabile al cervello umano, anche se ancora non è chiaro per cosa sia utilizzato. Per cosa sia utilizzato il cervello? Ma non lo so, quando ti annoi te lo fai colare dalle orecchie e lo sbatti sul muro, casomai. Ma parliamo seriamente. Il motivo per cui il delfino ci sembra un pervertito maledetto è il suo comportamento sociosessuale. E che significa? Prendi il cane che annusa il culo dell'altro cane. Per loro significa: ciao coppa, come va? Tutto a posto? Che hai fatto oggi? Sento qua pantofole e broccoli. Ah, ci siamo trattati bene. Per noi no, per noi fa schifo. E se qualcuno provasse ad avvicinarsi col naso al mio culo, gli direi una stampata in faccia. Noi tendiamo ad umanizzare gli animali perché è più facile, più empatico. Prendi sto granchio. Sto granchio c'ha la faccia. Avete mai visto un granchio con la faccia? Ma al massimo un granchio col coltello. Non bisognerebbe mai rapportare all'uomo i comportamenti di un animale. Lo si fa un casino. Solo io può. Ah mio Dio, il cane mi sta stuprando! Stuprando! Ad esempio su YouTube si trova questo video intitolato Amore tra delfini. Sì, forse. Peccato che quelli siano tre maschi. Ma è proprio scura. E allora i delfini sono gay? E allora non hai capito un cazzo. Per loro è normale. Quando loro si incontrano, invece di andarsi a prendere la birra, a stringersi la mano, no, 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 loro si strofinano il membro l'uno con l'altro. Insomma, sì, si masturbano. A volte cercano di buttarselo, ma così per ridere. Ok, suona male, lo ammetto. Ma non si può non ammettere che almeno sono appagati, guarda. Mettiamolo così, quando due delfini vogliono accoppiarsi, si mettono panza a panza. Quando invece vogliono soltanto socializzare, scherzare, se la buttano più così, no? Si strusciano un pochino, insomma. È la stessa cosa che facciamo noi al pub, no? Cioè, vai e incontri, che ne so, tua zia, o un collega, o sua figlia minorenne. La prima cosa che fai è abbassarti i pantaloni e andare là a strusciarti sotto il ginocchio, no?
No, no, non lo fare, non lo fare. Però capiamoci, le femmine dei delfini fanno esattamente le stesse cose, Parità dei sessi. Per loro questi comportamenti sono normali, ma come pure la penetrazione, maschi, maschi e femmine, tre maschi e una femmina, due femmine e una tazza, due femmine, un maschio, un cetriolo e una sedia. A tutte le età se ne fottono pure dei rapporti di parentela. Il figlio monta la madre, il padre monta il figlio, il nipote monta il nonno, la nonna in carriola. Ma così, per socializzare, insomma, per divertirsi. Questa è la loro società, loro le cose funzionano così, funzionano diversamente. Non sai che è successo oggi? Cosa? Ho visto Luca, no? Non lo vedevo da 2 anni. Ah, ma dai. Allora mi sono avvicinato, no? E gli ho messo il pisello sulla spalla. E lui niente. Mi ha salutato proprio. Manco il pisello è uscito. Sembrava schifato. Non si è strusciato nemmeno un poco. Oddio, ma forse non t'ha riconosciuto. Ma eravate in buoni rapporti. Ma sì, cavolo, eravamo in buoni rapporti. Vabbè, se così è uno stronzo, dai. Cioè, non dico dividere il pesce, ma almeno un'imperchiata. Roba da pazzi. Ci sono rimasto malissimo. Comunque, per la cronaca, non ci sono casi documentati di copulazione forzata tra di loro. Né tantomeno di violenza su sommozzatori. Cioè, se loro ti vendono e sono felici, vengono là, si strofinano. Ma così per masturbarsi, per farsi due risate, dai. Mica stanno montando. Vabbè, questa forse un pochino sì, dai. Vai, Flipper, vai! Delfino curioso. Oh, sarebbe una categoria YouPorn pazzesca. Che mi venga un accidente. Ed ora, funny fact about masturbation. Ehi, bambini! Lo sapevate che gli scienziati hanno trovato un delfino che si avvolgeva il pene con un'anguilla viva? E indovina che ci faceva dopo? È stato anche spesso documentato invece di delfini che staccano la testa a morsi ad un pesce per poi usare il resto del corpo per... Ah, delfino curioso! Ma sì, ma a loro va bene tutto. Anche questo giocattolo. Vedi, c'è un buco. Allora è perfetto. Dai, dai, amico delfino, dai. Ci sei quasi. Oh no, ti è sfuggito. Peccato. Vabbè, non ti preoccupare, lo prende il tuo amico. Con la bocca. Speziato è più buono. A questo basta un frisbee. Non credo che si usi così. Però guardate che faccia pagata. Mi sa che sono sempre stato io ad averlo usato male. Vabbè, oh, ci riprovo, vi faccio sapere. Ma sai cosa fa davvero ridere di tutta sta storia? È che in America hanno usato una mascotte delfino per raccontare ai bambini i pericoli dello sgrillettamento. Fappi, il delfino antimasturbazione. Ma perché? Ma questa cosa è un oltraggio. Pericoli della masturbazione che ricordo vanno dal buco dell'ozono alla caduta dei meteoriti sulla Terra. Quindi bambini, occhio a quel che fate. Nonostante lo sfrenato autoerotismo, ciò non toglie che alcuni di loro sono proprio dei romanticoni. Tipo un gruppo di ricercatori ha filmato il corteggiamento di un maschio della susa australiana. Un galantuomo che porta alle femmine un bouquet di spugne marine colorate per corteggiarle. Simon Allen, principale autore dello studio, ha dichiarato: eravamo perplessi di assistere a queste esibizioni comportamentali da parte di delfini di sesso maschile, ma dopo anni sul campo abbiamo messo insieme le prove. Gli animali socialmente più complessi del pianeta che usano le spugne non come strumento di cattura, ma come un dono. Avete visto che bello? Le spugne. Adesso manca solo il Badedas. Quindi i delfini sono assolutamente disinibiti sessualmente e il gioco sessuale fa parte del loro modo di relazionarsi. Oltre ovviamente all'eiaculazione precoce e alla masturbazione che fa parte proprio della loro vita. Durante il periodo dell'accoppiamento il maschio si accoppia ripetutamente sempre con la stessa femmina. Sì, insomma, sono fidanzatini. Però nel frattempo loro hanno questa relazione aperta, quindi hanno un sacco di sesso sociale anche con gli altri. Quindi non lo so, ci si tocca, ci si strofina i genitali, così di lato, panza a panza. Ma sempre per divertirsi, o salutarsi, insomma. I mari non sono pieni di delfini, soltanto perché la femmina può avere soltanto un pargolo alla volta. E poi deve passare un po' di tempo, qualche anno almeno, per avere un nuovo parto. È però vero che molto spesso il maschio, per invogliare la femmina a dargliela di nuovo sostanzialmente, uccida il piccolo. E non perché quello stava sempre là a guardarli, ma più che altro perché altrimenti la femmina non c'aveva manco voglia, capito? Ciao figliuolo, devo ucciderti perché tua madre non me la sta dando. Spero che tu possa capire. Padre dell'anno. A volte il maschio invece rapisce la compagna allontanandola dalla competizione di altri maschi, che non si sa mai, no? Gli altri maschi, d'altro canto, spesso organizzano delle gang di diversi individui e vanno a spedizione di femmine.
e non esattamente per corteggiarle. E questo non è carino, dai. È però vero che ci sono diversi casi documentati di esseri umani che se la sono fatta con i delfini. Ed è qui che giungiamo all'ultimo punto del video, nonché quello decisamente più sconvolgente. L'amore interspecie coi delfini. Una delle storie che ha causato più scalpore è quella di Margaret Hove Lovett. Negli anni 60 partecipò ad un esperimento della NASA. Avrebbe dovuto vivere in una casa trasformata in un enorme acquario con un delfino di nome Peter. Si voleva vedere se fosse possibile insegnare l'inglese al delfino. A-E-I-O. Che cacchio di diavolo era quello? La casa era fatta in modo che potessero mangiare, giocare, dormire e cagare sempre insieme. Alla fine sono stati insieme più di 3 mesi, ma già dal primo mese lei aveva notato degli atteggiamenti strani. Ecco cosa ha dichiarato. Peter era diventato sessualmente eccitato durante la settimana. Trovavo che i suoi desideri stavano ostacolando la nostra relazione. In che senso? Per far sfogare un pochetto sto delfino, alla fine lo presero e lo portarono qualche giorno in una vasca con un paio di femmine. Povera loro. Al suo ritorno Peter sembrava più rilassato. Però da lì a poco la situazione tornò ad essere alquanto strana. Si avvicinava per farsi accarezzare la pancia e la zona genitale. Forse era il suo modo per coinvolgermi nel gioco sessuale senza spaventarmi. A Peter piaceva stare con me. Si strofinava sul ginocchio, sul mio piede o sulle mie mani. Non ero a disagio, lo lasciavo fare. Ok. Sono io ad essere a disagio, però. Non mi sentivo a disagio. Beata a te. Fin quando non diventava rude, per me era più facile incorporarlo nel progetto e lasciare che accadesse. Era qualcosa di prezioso e gentile. Peter era lì e lui sapeva che io ero lì per lui. Ah, e allora... Sì, era lì. Comunque, questa storia finisce malissimo. Dato che erano gli anni 60 e stavano portando avanti degli esperimenti per far provare l'LSD agli animali. Non mi chiedete perché, non lo so. Comunque, testarono l'LSD anche su Peter. Lo trocavano sostanzialmente. Però comunque poté stare ancora con Margaret. Però a un certo punto i finanziamenti finirono. E quindi che fecero? Presero Peter con gli altri animali destinati a questi progetti e li misero in un luogo abbastanza fatiscente. E qui Peter se ne andò completamente in paranoia, che era pure lontana dalla sua amichetta, e sostanzialmente si suicidò. Rimase sul fondo della vasca e si rifiutò di respirare. Che bella storia, bambini! Non siete felici? Ma rimanete lì, eh? Ne abbiamo di peggiori. Tipo quella di Malcolm Brenner, un 63enne che ha dichiarato: un delfino mi ha sedotto, siamo stati insieme per un anno. E niente, fa già ridere. Malcolm se l'è fatta col delfino Dolly mentre viveva in Florida. E queste sono le sue dichiarazioni. Quando Dolly mi toccò per la prima volta, mi sentii molto imbarazzato. Non so proprio perché. Non avevo ancora accettato di essere zoofilo. Cercavo di fare tutto il possibile per evitare l'animale, ma lei sembrava conoscere il mio segreto. Le ci sono voluti circa 3 o 4 mesi per convincermi. All'inizio era dolce e comunicava, ma dopo i miei rifiuti divenne molto aggressiva. Provava a buttarsi su di me e a strofinare la vulva contro i miei piedi e ginocchia. Qualsiasi sporgenza del mio corpo andava bene. Si voleva masturbare su di me. Vabbè, e fin qui direi che la delfina era abbastanza sicura delle sue azioni. Quando alla fine lo abbiamo fatto, sembrava di fare l'amore con l'oceano. Marco, ma che cazzo dici, Marco? Sentì che finalmente mi accettavo, nonostante le mie inclinazioni, e riuscivo a darle il piacere che voleva. C'era una grande energia tra di noi, sempre più intensa, finché entrambi raggiungemmo l'orgasmo. Alcuni scienziati dicono che le femmine animali non hanno orgasmi, ma so che lei lo ha fatto. Lo ha vocalizzato. Ah beh, allora, se l'ho vocalizzato... Devo andare ad aprire la mia riserva d'alcol. Lei rimase passiva tutto il tempo, lasciando a me il compito di... Abbiamo provato diverse posizioni. Ma che cazzo? Fino a trovare la migliore. Ci siamo guardati negli occhi per un paio di minuti. Fu la più grande intimità con qualcuno mai provata. E penso che fosse la stessa cosa per Dolly. Da quando non c'è più, mi sento terribilmente solo.
cose da fare. Inchiappettarsi un delfino. Oh, è comunque pure vero che ho trovato un articolo del genere sul Fatto Quotidiano. Masturbare un delfino non è illegale. Ah beh, allora, guarda, se non è illegale, allora. Insomma, ricapitolando, abbiamo un delfino che soffre di eiaculazione precoce, che si masturba relativamente e ogni tanto si droga e in generale ha una bella vita. Obiettivamente è una bella vita. Comunque vabbè, direi che vi ho traumatizzati abbastanza. Prima di andare però vi vorrei dire che qualcuno di voi saprà che io sono nato a Taranto. Il simbolo di Taranto è un simpatico signore che cavalca un delfino. Se passate da Taranto organizzano dei tour per andare a vedere i delfini della zona, che è molto bello, quindi vi lascio il link in descrizione. Solo una cosa, fate attenzione a non cadere in acqua se non vi piace il che ve lo buttino in faccia, sul ginocchio, vabbè, sapete, no? Insomma, non a tutti fa piacere. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. Ex! Quanti bambini si saranno suicidati dopo sto video? La grande divulgazione brutta che prosegue. Il male.